Il centesimo derby fra Prato e Pistoiese termina 0-0. Divisione della posta in palio, un risultato giusto per quanto visto in campo. Una Pistoiese che comunque allunga la sua striscia positiva e si porta a quota 12 punti in classifica. Un primo tempo bloccato sullo 0-0. Nessuna delle due squadre è più pericolosa e nessuna fa male, anche se sicuramente i primi 45 minuti sono di marca bianco-azzurra, perché proprio i lanieri si procurano le occasioni migliori, provando a mettere paura. E questo fin dai primi minuti. Molti calci d'angolo, battuti dai pratesi, qualche tiro dalla distanza. La Pistoiese risponde con qualche sporadica ripartenza, ma il risultato non si sblocca. Il secondo tempo si apre con il sinistro di Cardella che va vicino al gol arancione. Sul fronte opposto il Prato con Romairone. Cecchini risponde presente. Al 55esimo ben 4 i cambi per la Pistoiese. Escono Pinsauti, Maloku, Diodato e Greselin. Entrano Sparacello, Grilli, Cuomo e Donida. Doppio intervento da parte dell'estremo difensore arancione Cecchini, prima su Marino e poi su Barbuti. Qualche cambio anche per il Prato che ci prova con Marino, il suo sinistro termina però fuori. Il tecnico arancione gioca anche la carta Tascini al posto di Cardella. Tiro di Grilli all'88esimo, ma sopra la traversa. Spinge sull'acceleratore la Pistoiese nei 5 minuti di recupero, ma al triplice fischio è 0-0.